Il setter irlandese delle quattro razze setter, perché è bene ricordarci sempre che c'è anche il setter irlandese bianco e rosso che noi troppo spesso dimentichiamo, è senz'altro la razza più bella, più elegante. Facciamo un giro per piacere. Grazie. Questa razza è stata allevata per molti anni soltanto per le esposizioni, infatti all'estero abbiamo due linee di sangue completamente diverse, una per gli show e l'altra per il lavoro, e c'è una differenza notevole di morfologia e di funzionalità. È un cane molto nevrile, molto vivace, di difficile addestramento, e quindi è stato proprio questo che l'ha portato a essere, diciamo, in seconda linea rispetto al setter inglese in Italia. Il setter inglese è un cane più malleabile, più duttile, che si adatta un pochino a tutto. L'irlandese invece è un cane più difficile. A livello europeo forse siamo i migliori allevatori in questo momento, perché abbiamo dei cani eccellenti sia di lavoro che di bellezza. Peculiarità di razza del setter irlandese sono il colore del mantello, il rosso mogano dorato, che gli conferisce particolare eleganza, e da quelle bellissime frangiature che contornano tutto il suo corpo. La linea superiore rampante, che è data da un garrese molto elevato. L'altra caratteristica di razza è quella di essere nel quadrato, cioè che la lunghezza del tronco è uguale all'altezza del garrese. Queste sono le differenze che poi lo distinguono anche dagli altri setter, dal setter Gordon, che pur essendo un cane nel quadrato ha un mantello prima di tutto diverso, nero focato, in secondo luogo dei diametri trasversi più pronunciati, quindi un cane più massiccio, adatto più per un tipo di galoppo non velocissimo e per una cerca in caccia diversa da quella del setter irlandese, che è un galoppo veloce, è un galoppatore infatti su lunga distanza come lo è il setter inglese.
Setter Gordon appartiene al gruppo 7 nella divisione della FC delle razze ed è una razza britannica da caccia, quindi è una razza da ferma, quindi specializzazione, diciamo che la razza è nata sulle grouse in Scozia. La grouse è un selvatico affine al gallo forcello, al gallo cedrone, quindi è un animale di grosse dimensioni che necessita anche per i terreni dove vive di un cane più robusto rispetto a un setter inglese o a un setter irlandese. Quindi la selezione scozzese ha teso più a dei cani di ossatura robusta e di struttura più compatta, più adatti a cacciare su dei terreni difficoltosi. Per quanto riguarda le nostre latitudini, è un ottimo cane da caccia per fagiani, starne, beccacce. Sono moltissimi gli appassionati che lo usano a beccacce, soprattutto nel centro-sud Italia, dove comunque la beccaccia è un pochettino più diffusa rispetto al nord, dove sono costretti a vivere loro. Poi la specializzazione è quella un po' che gli crea il proprietario. Io ho la fortuna di avere due cani ceduti in Russia che, fortuna loro, cacciano della selvaggina super. Noi ci accontentiamo un po' di quello che c'è, però non è differente il tipo di selvaggina trattata dal Gordon rispetto a quella trattata dal setter inglese, anche se per molti anni, negli anni 20, il Gordon ha avuto una grandissima diffusione, soprattutto come cane da palude e soprattutto in Toscana, perché è un cane un pochettino più riflessivo, un pochettino anche non tanto più lento quanto con una falcata diversa rispetto al setter inglese, doti venatorie che vanno conservate, quindi è compito del club e anche di ogni allevatore serio fare in modo che la razza continui a mantenere le qualità venatorie attraverso un addestramento corretto e attraverso la selezione di soggetti che sono anche in grado di lavorare, non solo di ben figurare come oggi sui ring delle esposizioni. Da circa 20 anni che mi occupo dei setter Gordon, è stata un po' una sfida perché 20 anni fa questa razza era veramente con pochissimi soggetti. C'era un paio di soggetti in tutto, il Black di Qualino e la Contessa del dottor Volterrani di Firenze. Erano due soggetti che si staccavano dagli altri. Andando a fare la Coppa Europa abbiamo visto che in Europa c'erano dei Gordon effettivamente di grosso livello. E di lì siamo andati ad attingere dal famoso Quasimodo, che abbiamo poi avuto Ulan, che ha trasformato i Gordon in Italia. Ulan è quello che ha rinsanguato un po' tutto, perché in Italia tutti i campioni, tolti i cani di Bellandi, ma tutti gli altri arrivano da Ulan. Gauguin di Volterrani, Oro, Omero di Camporosso, Oder di Camporosso, che erano tutti cani della stessa cucciolata, ha fatto 4 cani campioni della stessa cucciolata. Adesso abbiamo dei grossi soggetti, basti pensare che si sono vinte 4 Coppe Europa individuale, 4 squadre, 4 volte secondi, 2 derby europeo, perciò sono traguardi che non tutte le razze hanno fatto in pochi anni. Siamo trovati oggi in questi magnifici terreni con una folta rappresentativa di gordonisti e setter Gordon per
selezionare la squadra che rappresenterà l'Italia ai prossimi campionati europei di razza. Ho soprattutto valutato il metodo, il coraggio, l'equilibrio di questi cani messi a dura prova dalle molte lepri. C'è stato fra l'altro anche un bellissimo rispetto di lepre di uno dei cani presentati. Anche altri si sono disimpegnati a dovere, dimostrando un equilibrio e una maturità notevolissime. In queste prove poi è fondamentale vedere il coraggio del cane, che adatta la cerca alla natura del terreno e sa andare a esplorare quei ricetti dove restarne. Ora in coppie molto leggere e nervose, in quanto sentono l'avvicinarsi della primavera, della stagione degli amori, si nascondono e cercano di sottrarsi al cane stesso. Quindi la media dei soggetti presentati è stata alta, ottimo il metodo di conduzione, buona la meccanica, buono il portamento e l'espressione di razza. La molla che ci ha spinti e il riferimento per poter andare avanti era guardare i pointer e i setter inglesi, perché noi avremmo dovuto competere con loro. E allora abbiamo cercato un tipo che fosse più alleggerito, che con molta passione, poi dalla passione siamo passati anche ai cani fermatori, e cani che consentono. Praticamente abbiamo amalgamato un po' le doti che deve avere un cane per